Allora, io avevo scelto questo titolo vari mesi fa, in funzione di un anniversario, appunto il bimillenario della morte del Germanico, che avvenne ad Antiochia il 10 ottobre del 19, ovviamente dopo Cristo, quando il giovane figlio di Tiberio, nipote, scusate, di Tiberio, figlio del fratello Druso Maggiore, aveva 34 anni perché era nato nel 15 avanti Cristo. I fatti che sono sopravvenuti hanno fatto slittare largamente questo anniversario, siamo con qualche mese di ritardo, ma insomma, va bene lo stesso. Allora, la scomparsa del popolarissimo principe, che è ultimo di una serie di giovani eredi della dinastia Giulio-Claudia, muoiono giovanissimi. Marcello, Gaio Lucio Cesari, lo stesso Druso Maggiore, provocò imponenti manifestazioni di cordoglio nella popolazione romana, esacerbata tra l'altro dalle voci che attribuirono la morte a Gneo Cornelio Pisone, console nel 7, legato di Siria, che poi ebbe un processo, si suicidò, e addirittura degli intrighi di Tiberio e della nonna di Manico, cioè Livia, gelosi dei suoi successi militari e della sua fama. Voci riprese da Tacito, che insiste sulla modestia, fra l'altro, delle esequie che furono prestate alle ceneri del defunto al momento dell'accumulazione del mausoleo Augusto. Tuttavia, è certo che Germanico ottenne amplissimi onori in realtà in vita. Quindi il trionfo decretato nel 15 d.C., ma celebrato solo nel 17, e due archi onorari in vita nel 16 e nel 18, e in morte un altro arco a Roma e due rispettivamente sul monte Amano in Siria e sulla riva del Reno, dove si era svolta la sua vicenda militare più importante delle guerre contro i Germani. Il primo di questi archi, realizzato alla fine del 16, è noto solo da Tacito, cito in traduzione. Alla fine dell'anno 16 vennero dedicati un arco accanto al Tempio di Saturno per celebrare il recupero delle insegne perdute da Varo sotto il comando di Germanico, gli auspici di Tiberio e il Tempio di Forsfortuna. Qui ci si riferisce ovviamente alla notissima sconfitta di Quintilio Varro nel 9 d.C. alla foresta di Teutoburgo, con lo sterminio delle tre legioni comandate da Varro. Vale forse la pena qui di leggere in traduzione il testo di Tacito che descrive la visita che Germanico, nel corso della sua campagna contro i Germani, la visita che fece al luogo della battaglia. Teutoburgo, dopo 6 anni, la battaglia del 9, qui siamo nel 15, che è una delle pagine più notevoli di storiografia tragica della letteratura antica, sono poche righe. Il primo, lui dà con alcuni superstiti fuggitivi che gli spiegano bene la situazione della battaglia, e lui vede appunto, cito Tacito, il primo accampamento di Varro, per la sua ampiezza e le dimensioni del quartiere generale, mostrava il lavoro di tre legioni. Più avanti, una trincea semicrollata e un fossato poco profondo facevano capire che lì si erano trincerati quelli che erano ormai i resti dell'esercito. Al centro del campo biancheggiavano le ossa, disperse o ammucchiate a seconda che si trattasse di fuggiaschi o di quelli che avevano tentato l'ultima resistenza. Tutt'intorno frammenti di armi e membra di cavalli e teste inchiodate ai tronchi degli alberi. Nei vicini santuari, barbari altari sui quali erano stati immolati tribuni e centurioni premipili. I superstiti della rotta, sfuggiti allo scontro e alla cattura, mostravano il luogo dove erano caduti i legati, dove le aquile erano state prese, dove Varro era stato per la prima volta ferito, dove aveva trovato una tragica morte colpendosi di sua mano. L'arco di cui parla Tacito in realtà era formalmente dedicato a Tiberio,
in quanto Tiberio era detentore di auspicia, cioè del potere legale di comando, anche se Germanico era associato all'onore, caso molto raro nel periodo imperiale, in quanto vero vincitore della guerra contro i Germani. La posizione del monumento, indicata da Tacito con un'espressione Propter edem Saturni, che indica una vicinanza immediata al tempio, si riconosce nel rilievo dell'arco di Costantino, quello che vedete nello schermo, con la Locuzio di Costantino nel foro, a sinistra dei Rostra e accanto alla Basilica Giulia, visto che adesso indicherò con la freccia questo. Qui c'è la Basilica Giulia, qui i Rostra e appunto l'arco di Tiberio, accanto appunto al Tempio di Saturno. L'indicazione di Tacito è stata singolarmente travisata già nell'Ottocento, identificando l'arco in una struttura situata a ovest dei Rostra che non ha nulla a che fare con un arco, in realtà non ancora Aspetta un peggio, attimo. ricostruendolo a cavallo della via diretta al Campidoglio, dove non ce n'è assolutamente traccia. Come Eccolo. vedete, questa è la pianta della zona in questione, ripeto, questa è la Basilica Giulia qui. Qui ci sono i Rostra e l'arco viene normalmente collocato in questa zona fra i Rostra e la Basilica Giulia. In realtà, come ricorderete, qui vediamo un dettaglio, si parla in tace di Propter edem Saturni, accanto al Tempio di Saturno. Ora qui non c'è nessun arco, mentre accanto al Tempio di Saturno c'è un arco. Un attimo prima, lo potete vedere, ed è curiosissimo anche Ibsen, un attimo. Colloca l'arco sulla via che porta al Campidoglio. Se ritrovo. Questo, come vedete, qui non c'è nessun arco, questa è una ricostruzione. Mentre esce subito accanto c'è un arco, ben visibile, di cui tutti si sono tranquillamente dimenticati, ed è quello ovviamente l'arco di Tiberio. Ed è qui, venendo, vedete il Tempio di Saturno, e davanti a voi, sulla sinistra, si vedono i due piloni dell'arco. Uno è questo, sulla sinistra, e l'altro è questo. Quindi c'è un arco dove non viene cercato e non c'è dove viene collocato. Nei nostri studi questo suole accadere. I due piloni dell'arco, come dicevo, sono perfettamente riconoscibili, addossati rispettivamente a sinistra alla Basilica Giulia e a destra al Tempio di Saturno, e soprattutto allo sbocco del Vicus Iugarius, qui ai due, che è in realtà il luogo privilegiato del trionfo per chi entra nel foro, venendo dal Vicus Iugarius, cioè da dove inizia il trionfo, nella zona, diciamo, del foro litorio. Quindi l'arco è collocato non a caso lungo il percorso che di lì a poco Germanico avrebbe seguito nel corso della pompa triunfalis, ed era stata decretata. Questo è il pilone, vedete che era in origine rivestito di marmo, alcuni frammenti sono stati poi ritrovati, resta in basso il basamento su cui sorgevano appunto i blocchi di marmo, questo è solo il nucleo, i mattoni, che era poi rivestito ovviamente. Dicevo che, ecco, il percorso della Pompa Triumphalis, che dopo il teatro di Marcello qui entrava dove è adesso la chiesa di Santo Buono, entrava nel Vicus Iugarius e andava ad uscire qui accanto al Tempio di Saturno dove c'era l'arco. Quindi l'arco fungeva in qualche modo anche da ingresso al foro all'inizio del trionfo. Frammenti della decorazione marmorea dell'arco sono ancora visibili. Qui c'è un frammento di epistilio con decorazione ionica a dentelli. Ma soprattutto ci sono frammenti delle iscrizioni, uno in cui c'è l'indicazione Senatus Populusque Romanus, quindi l'inizio dell'iscrizione dedicatoria, e questo è un dettaglio, e poi altri due frammenti, non quello di destra, questi due, che sono molto interessanti, soprattutto questo qui, dove si legge qualcosa come lumin, quindi chiaramente flumina, e poi in basso si legge recip.
Questo si può, naturalmente dimostra che siamo proprio nel caso di una descrizione delle imprese di Germanico, perché sappiamo che nel corso della sua spedizione Germanico attraversò vari fiumi, ma soprattutto navigò sul Reno, formando anche una flotta. Ora, Fluminibus, e poi soprattutto Recuperavit, cioè recuperò che cosa? Le insegne perse da Varo, ovviamente nella battaglia di Teutoburgo. Questo è decisivo per l'identificazione dell'arco. Naturalmente si è detto un po' di tutto, vi risparmio le discussioni, perché a me pare una cosa risolta. Un secondo arco, dedicato in vita germanica nel 18 d.C., gemello di un arco dedicato a Druso minore, cioè al figlio di Tiberio, è ancora una volta menzionato solo da Tacito. Leggo. Allora, l'annuncio che Germanico aveva designato Artaxias, re degli Armeni, siamo nella missione orientale di Germanico, dove l'Antiochia, il Senato decretò che a Germanico e a Druso fosse concessa, Druso minore, fosse concessa l'ovazione. Inoltre vennero costruiti due archi ai lati del Tempio di Marte Autore con le statue dei due Cesari. E effettivamente resti di questi archi con il frammento di iscrizione, questo è ancora. Ecco, vedete il foro di Augusto e la ricostruzione dei due archi simmetricamente disposti ai lati del Tempio di Marte Ultore. La scelta del luogo non è naturalmente casuale, perché il Tempio di Marte Ultore era strettamente collegato al trionfo. In esso erano inoltre conservate le insegne recuperate al nemico, come quelle di Crasso e appunto quelle di Varo, recuperate da Germanico. Come vedremo meglio in seguito. Veniamo ora all'arco invece dedicato a Germanico dopo la morte. Ancora una volta, e si è menzionato da Tacito, non sempre il testo, vennero trovati e decretati dal Senato nuovi onori per Germanico, si aggiunsero a questi degli archi a Roma e presso la riva del Reno e sul Monte Manus in Siria, iscrivendo le sue imprese e che era morto per lo Stato. Questa volta lo storico non indica la posizione dell'arco di Roma. Fortunatamente questa indicazione si trova in una delle copie del Senato Consulto, con la lista degli onori per Germanico, copie del quale vennero re realizzate in varie città dell'impero. Un frammento è stato trovato a Roma, un frammento un po' più lungo a Ebala, nella Tabula Ebana vicino a Grosseto. Ma più recentemente, negli anni Ottanta, un testo più completo è stato scoperto presso Siviglia, Utrera, la cosiddetta Tabula Siariensis, con un lungo testo dedicato all'argomento. Vi leggo le parti più significative del Senato Consulto. Il Senato approva la costruzione a spese pubbliche di un arco marmoreo nel Circo Flaminio, quindi lo stesso arco di cui parla Tacito, di cui però ci si dà qui la posizione. Situato nel luogo in cui sono state già dedicate da Gaio Norbano Flacco, console del XV, le statue del divo Augusto e della famiglia Augusta con statue delle popolazioni vinte, e con un'iscrizione sulla fronte dello stesso arco in cui si dica che il Senato e il popolo romano avevano dedicato quel monumento all'eterna memoria di Germanico Cesare. Sopra di esso, sempre l'arco, si collochi una statua di Germanico Cesare su un carro trionfale. Ai suoi lati, statue del suo padre naturale, Druso Germanico, maggiore, fratello di Tiberio Cesare Augusto, e della madre Antonia, e della moglie Agrippina, e della sorella Livia, cioè Livilla, e di Tiberio Germanico, suo fratello, cioè adottivo, Druso minore, e dei suoi figli e figlie. In pratica, 11 statue, perché i figli vivi di Germanico, ne aveva avuti 9 da Agrippina, erano 6. Vediamo adesso. Ecco, qui un'idea, non è questo l'arco, questo è l'arco invece dedicato nel 36 ad Augusto, ma ecco la quadriga dell'iscrizione, e sono sempre il Senato dedicante, una terracotta campana cosiddetta che mostra, pubblicata di recente da Pietro, che mostra un arco di Augusto sicuramente. E forse anche nell'arco di Augusto nel foro, con la quadriga, le vittorie e poi i vari personaggi a cavallo, ma soprattutto quello che interessa, la posizione dell'arco che sappiamo essere vicino al Circo Flaminio, nel Circo Flaminio,
vicino alle statue dedicate da Norbano Fatto, che erano sicuramente collocate o nel portico di Ottavia, che vedete qui, i due templi di Giunone, questi due portici di Ottavia, l'ingresso ancora oggi conservato, e accanto al Teatro di Marcello. L'arco è molto ben visibile nei frammenti della forma vulnus che vi sto mostrando, la pianta marmorea di Roma antica nell'età di Severo, dove vedete un arco che permette l'uscita dal circo, dove fra l'altro passava di nuovo il trionfo. L'arco è quindi collocata ancora una volta, sempre non a caso, nel luogo, percorso dalla pompa triunfalis. Avanti. Ecco, qui vedete nella ricostruzione del classico di Roma, il Museo della Civiltà Romana, vedete la posizione dell'arco qui un po' coperto, non sa qui la freccia, con questo è il portico di Ottavia e il circo. In effetti l'identificazione dell'arco rappresentato nella pianta marmorea con quello di Germanico è confermata da resti archeologici scoperti in questa zona. Nel punto preciso dove la forma vulnus mostra l'arco, nel 1938 si trovò una grossa fondazione in cementizio, oggi non più visibile, che sicuramente è uno dei piloni dell'arco. Inoltre, sempre in quella zona, uno è ancora sul posto, sono stati trovati, ecco, poi su questo vedremo, due grandi blocchi di marmo, chiaramente pertinenti alla decorazione dell'altare. Questa è la parte superiore di un gran, cioè dello sguscio finale, altri lati sono rotti, di un grande rilievo, certamente che è ancora adesso depositato nel punto dove era l'arco, che rappresenta un signum, cioè un'insegna, certamente l'insegna della regione, l'aquila legionaria, con un supporto che in realtà è una sorta di trava erculea, un tronco con nodi, e poi una corona vallaris, cioè una corona che rappresenta le mura di città. Accanto a questo blocco è stata trovata anche un frammento della volta, sicuramente appartenente allo stesso arco, ma soprattutto un frammento, un grande blocco con un'iscrizione purtroppo molto poco conservata, si legge Sque, tra e poi gusti patri, che si possono ricostruire forse, perché la ricostruzione che propone Rodriguez Almeida. Ecco qui il disegno di Rodriguez, e poi la ricostruzione quod, qui manca un pezzo, comunque vota augusti patris superavit, cioè a missa signa, cioè in pratica una delle missioni di Germanico era di recuperare, se possibile, le tre insegne, le tre aquile delle tre regioni. Insiste su questo e dice, cito le parole di Tacito, si potevano ancora vedere nei santuari dei Germani le insegne romane sospese in onore degli dei patri. Germanico, come dicevo, non lesinò gli sforzi per recuperare e noi abbiamo in due casi le circostanze del recupero. In un caso, un legato di Germanio ritrovò l'aquila della 19ª legione, e in un altro caso, sempre Tacito dice che il capo dei Marsi, di cui recentemente era stata accettata la resa, rivelò che in un santuario vicino era stata sepolta l'aquila di una delle legioni di Varo, sorvegliata da un modesto presidio. Un distaccamento venne inviato immediatamente per sviare il nemico di fronte, fu mandato un distaccamento, mentre altri, passati alle spalle, dovevano scavare il suolo, e in ambedue i casi ebbero fortuna. Quindi questa insegna fu recuperata. Abbiamo notizia di due delle tre, non sappiamo, può essere la terza anche, ma probabilmente anche la terza venne recuperata. Ora, come ricordate, l'insegna che abbiamo visto, possiamo vedere un dettaglio, rappresenta una delle aquile legionarie, quindi è una di queste tre legioni di Vara. Non c'è dubbio, questo è l'elemento definitivo anche per l'identificazione dell'arco, dove erano rappresentate ovviamente queste insegne. Ora, resta un piccolo problema da risolvere, che ha fatto sudare molto gli archeologi, cioè perché l'elemento che sostiene l'insegna,
sostiene il globo e poi l'Aquila, ha questo aspetto di clava di Ercole. Io credo che una risposta sia possibile perché i quintili vari, tra la fine della Repubblica e Augusto, possedevano una villa a Tivoli, una villa gigantesca, in una zona che ancora oggi reca il nome di Quintiliolo. Vedete la pianta della villa su un colle, qui passa l'Aniene, di fronte c'è Tivoli. Ma soprattutto il colle su cui era la villa prospetta direttamente sul grande santuario di Ercole Vincitore, il grande santuario di Ercole di Tivoli, i famosi santuari del Lazio. E ne do qui una ricostruzione e anche i disegni fatti nell'Ottocento con la situazione attuale in basso e la ricostruzione in alto. Voglio dire che quindi è molto probabile che il dio, cioè Ercole, fosse il dio tutelare dei quintili vari e quindi non a caso una delle insegne della regione aveva come segno una clava di Ercole. E quindi possiamo pensare che il nome della regione, di una delle tre di cui non sappiamo il nome, sappiamo solo i numeri, fosse proprio la Legio Erculea. E fosse possibile attribuire a quest'arco un altro elemento, un rilievo con scena di combattimento tra Romani e Barbari, conservato nel Palazzo Ducale di Mantova, è quello che vedete. Sappiamo che all'inizio del Cinquecento si trovava nell'area del ghetto, quindi vicino a dove si trovava l'arco germanico, in proprietà di un collezionista Ciampolini. Come si ricava da un disegno della collezione Dal Pozzo, siamo sempre all'inizio del Seicento, sul quale si legge la nota Ianni Campolino dell'arco di Piazza Iudea. Il Piazza Giudea è un po' più lontano dall'arco, ma probabilmente era lì che era la casa di Ciampolini. In ogni modo, probabilmente il rilievo venne trovato nella zona del Circo Flaminio. La collezione in seguito fu acquistata da Giulio Romano, che la portò con sé a Mantova, dove sapete che realizzò opere importanti, conoscete, penso, dove passò nelle collezioni dei Gonzaga e dove si trova tuttora. Nonostante la sua indubbia rilevanza, il rilievo è rimasto al margine della ricerca, probabilmente perché, essendo considerato di età Flavia Traianea, si pensava che c'erano, per l'età Traianea, abbastanza documenti su rilievi storici, ma in realtà uno studioso inglese, Strong, dimostrò che il rilievo si data, lui la data in età tardo austea, e in effetti la data si rischia, è più probabile anche dal tipo del fregio che vedete al di sotto, è simile a quelli che abbiamo visto nei frammenti precedenti di altri due archi. Ora, in realtà quindi la data va molto anticipata e siamo in età tardo-augustea, in realtà, se come penso, partiamo dall'arco poco dopo, praticamente siamo 5 anni dopo la morte di Augusto. Non credo che, anche se sono tutto favorevole alle relazioni stilistiche, nessuno è in grado di dire se un arco è del 13, del 14 o del 19 su una base stilistica. Va benissimo per una data intorno al 19-20, quindi è molto probabile, per non dire sicuro, che il fregio faccia parte dell'arco, della decorazione dell'arco. Si tratta di un modello, una lotta tra romani e barbari, galati apparentemente, ma i germani erano rappresentati allo stesso modo, dove vedete i romani che hanno le corazze, i ghelmi tipicamente romani, quindi non è, sembra un rilievo ellenistico, in un certo senso lo è, ma è una scena storica che rappresenta un combattimento tra romani e barbari. Il tipo però è derivato da modelli ellenistici che avranno in seguito enorme fortuna nell'arte romana ufficiale o anche in quella privata, i grandi sarcofagi del III secolo. In questo caso il modello è quello, il modello pergameno della Certomachia, utilizzato come in altri casi per una scena storica. Vedete alcuni, per esempio, questa immagine qui di un germano che regge un compagno caduto, che non è altro che il Pasquino. C'è una ripresa di Ajace con il corpo di Achille, chiaramente il modello pergameno riutilizzato nella scena. I probabili luoghi di provenienza, come dicevo, il ghetto rende praticamente, a mio avviso, sicura o estremamente probabile
l'attribuzione all'arco del Germanico, che del resto era stata già suggerita con molta prudenza da Ferdinando Castagnoli, a cui possiamo oggi dare ragione. Grazie.